si è tenuta la 17ª edizione del trofeo Amare il Mare. Con partenza dal Molo Sanità, Lega Navale di Crotone, 41 atleti hanno attraversato la costa, arrivando fino all'Idola Paranza, tornando indietro. Il primo classificato è Giacomo Raiani della Crotonuova. Allora, il tempo è stato 22-30 secondi, penso. La difficoltà l'ho sentita solo verso gli ultimi metri, più che altro perché sono passato abbastanza forte. Ho iniziato con una frequenza abbastanza alta, ho sentito un po' di stanchezza verso. Hai trovato meduse? No. Manco una. Di che scuola fai parte? Io faccio parte della Crotonuoto, della scuola Crotonuoto, e ogni giorno facciamo all'incirca 8-9 km di allenamento che possono basarsi sia su lavori aerobici, che consiste in lavori di resistenza, oppure scatti, nel senso andare forte, certamente non in lunghezze elevate. In cosa consiste il tuo allenamento? Allora, il mio allenamento è un po' vario, perché parto altri alcuni giorni con lavori aerobici di lunghezza molto elevata, altri giorni invece facciamo scatti, che consiste nell'andare forte chiaramente in una lunghezza molto meno lunga. Lorenzo Masellis, il secondo classificato del trofeo Amare il Mare, tempo di percorrenza e difficoltà. Allora, il mio tempo è stato 23 minuti alto e la difficoltà non è stata molto difficile, perché rispetto all'anno scorso, rispetto ai 5 km, è stato molto più leggero. Quante miglia sono? Un chilometro 800 metri. Hai trovato meduse? Sì, mi è finito una addosso. Poi altre le ho schivate, diciamo. Di che scuola di nuoto fai parte? Faccio parte della scuola di nuoto detta la Crotonuoto. Ci alleniamo nella piscina olimpionica vicino alla pista di atletica che utilizzano per gli allenamenti della velocità. Siamo raggiunti tutti a questo livello grazie agli ultimi lavori aerobici che abbiamo fatto in Vasca, che ci hanno aiutato a reggere questo sforzo. Marco Palermo, il terzo classificato. Difficoltà? Diciamo che è la prima volta che faccio questa distanza così lunga, però non è stata abbastanza, è stata abbastanza facile rispetto alla 5 km, che sicuramente sarebbe più difficile. Il mio tempo è stato di 24 netti e non mi aspettavo tutta questa rapidità di percorrenza. Il tuo allenamento in cosa è consistito? Diciamo, in più lavori aerobici che si consistono in lunghezze molto elevate. Io faccio parte della Crotonuoto e la città che ha ospitato questa manifestazione. Camilla De Meo è la prima classificata del trofeo Amare il Mare. Intorno ai 26 minuti. Hai trovato difficoltà? Un po' il mare, c'erano un po' di onde, però tutto sommato è stato facile. Meduse? No, niente, nessuno. In cosa consiste il tuo allenamento? Noi ci alleniamo principalmente per le gare in piscina, gare di velocità, però quando ci sono queste manifestazioni facciamo un po' di più di lavori aerobici, lavori più lunghi che allenano la resistenza. 17ª edizione del trofeo Amare il Mare. Diversi talenti, gli atleti crotonesi che hanno attraversato il mare di Crotone sotto costa. Beh, io direi che più che un trofeo è una festa. Vedere persone, nuotatori amatoriali e invece con un bagaglio tecnico elevatissimo, nuotare tutti insieme e nuotare con questo impegno, io la chiamo festa. È arrivata la 17ª edizione e mi piace ricordare che è stata pensata per ricordare qualcuno che non è più con noi. E la cosa che io vorrei anche dire, anche se un po' fuori luogo, che il primo arrivato, il piccolo Raiani, è una di quelle persone che facevano parte della nostra comitiva da piccoli, e quindi ancora di più è una cosa che è fatta, che fa piacere e che ricorda un po' l'amicizia, i bei ricordi e gli anni andati. Quanti atleti iscritti? Allora, iscritti erano 44, partenti 41. E abbiamo fatto quest'anno per la prima volta il miglio marino, proprio per provarlo, la partenza da Molo Sanità e la boa posizionata a metà gara vicino all'Idola Paranza. Vediamo che naturalmente il percorso era tranquillo,
abbiamo avuto ragazzi dell'età dai 10 a 75 anni, quindi c'erano di tutte le età, maschi e femmine. Il primo che è arrivato, classifica ufficiosa, è Raiani Giacomo della Crotonuoto. C'erano atleti della Crotonuoto, della Lacinia Nuoto, del Calabria Swim Race, gruppo polisportivo Catanzaro, poi c'era una società di Roma che mi sfugge pure il nome adesso, e poi degli amatori. Gli amatori, devo dire con rammarico, perché sempre ci chiedevano: ma fate sempre gare lunghe e non ci fate partecipare a noi non agonisti? Ce n'erano solo due amatori, che poi erano ex nuotatori, quindi per il futuro speriamo che possano venire altri ragazzi. Il signor Adolfo Scicchitano, di anni 70, ha partecipato a questa edizione di nuoto. Com'è andata? Benissimo, benissimo, non me l'aspettavo. Difficoltà? Poche. Un po' il mare mosso creava problemi alle gambe, un po' di, diciamo che un po' di fastidi ci sono stati, però tutto sommato poi alla fine soddisfatto di aver raggiunto l'obiettivo che mi ero ripromesso. E partecipando. Anche essere un master di nuoto, insomma, è importante. 70 anni e non sentirli? No, assolutamente no. Sei un grande, sei. È un grande come. Questo è un grande amico mio. Lui è un grande. Che ci sosteniamo da tanti anni a vicenda. Quindi facciamo sempre in modo che le cose vadano nel migliore dei modi. Quindi mi ritengo molto, molto soddisfatto. Che cazzo, non so. Ma ti ho detto che cosa? Non lo so.